Allora, buongiorno questa volta davvero. Ben arrivati e benvenuti alla giornata di vita universitaria del Dipartimento di Scienze di Roma 3. Allora, il programma lo dovreste aver visto. Comunque, adesso avremo il nostro direttore che vi farà un saluto e farà una breve introduzione al Dipartimento. Poi Valentina Cavalletti dell'Ufficio Orientamento di Ateneo vi spiegherà cosa vuol dire orientarsi a Roma 3. E poi io sono Giovanni Capellini, sono il responsabile di orientamento del Dipartimento e vi mostrerò qual è l'offerta formativa, che corsi potete fare qua. Poi potrete parlare con degli nostri studenti per avere un'idea un po' più di prima mano di cosa vuol dire studiare qua. E poi potrete fare delle attività varie, potete andare, a seconda di quello che avete scelto, potete andare diciamo, interessarvi un po' di più dei vari aspetti dei corsi laurea che abbiamo. In chiusura, e questa è, diciamo, vi invito a rimanere con noi fino a quel momento, vi offriremo diciamo, pizza e bibite qua di fianco, per mangiare insieme e soprattutto avere la possibilità di parlare un po' in maniera più rilassata, senza, diciamo, noi di qua e voi di là, in maniera tale che quello che si chiama mentoring, usando una parola inglese, nel senso potete insomma, comunicare i vostri dubbi, fare le vostre domande in maniera molto più informale. Qui di fianco, quindi voi resterete in questa aula, chi sta nelle aule 2 e 6, che saluto, rimarrà in quelle aule, fin tanto che non ci saranno iniziative e poi verrete invitati dai nostri docenti e poi dopo ci vediamo tutti per la pizza alla fine. Cedo la parola al direttore Giovanni Antonini. Buongiorno, io sono Giovanni Antonini, sono il direttore di questo dipartimento. Questo è un dipartimento di scienze in cui lavorano insieme geologi, biologi, chimici e fisici. Siamo bravini, anzi siamo molto bravi, secondo il Ministero, perché siamo un dipartimento di eccellenza. Non siamo moltissimi, ma siamo molto agguerriti, soprattutto dal punto di vista scientifico. Abbiamo degli ottimi risultati dal punto di vista didattico, ma di questo ne parleranno i miei colleghi. Quello che vi volevo dire è che noi abbiamo un'interazione molto forte fra didattica e ricerca, dove ci stanno le aule, ci stanno anche i laboratori e ci stanno anche gli studi dei docenti. Quindi abbiamo la possibilità di avere una interazione stretta con gli studenti. Questa è la prima cosa che vi volevo dire. La seconda cosa che è una cosa che mi disse il mio maestro quando io ero giovane, più o meno come voi, volete vedere come funziona un'università? Andate nei bagni. Allora, andate in questi bagni, vabbè, adesso siete in tanti, ma in genere siete di meno, che sono puliti 2 o 3 volte al giorno, e provate ad andare nei bagni di altre università, senza fare nomi, tipo Sapienza e Tor Vergata, non facciamo nomi, ecco. Sapienza è vero, c'ha i premi Nobel, quello sì, è vero, però la media non è così alta come da noi. E soprattutto gli studenti, io sono stato studente alla Sapienza, ovviamente c'erano altre università, e gli studenti sono un po' abbandonati a se stessi, mentre qui sono seguiti molto, e anche questa è una cosa che vi spiegheranno i colleghi. Quindi vi ho dato qualche indicazione generale sui dipartimenti. Poi i colleghi appunto vi diranno volta per volta i corsi di laurea. E comunque stiamo qua, siamo tutti qua, noi abbiamo tutti gli studi e i laboratori ai piani di sopra e di sotto. Credo che in qualche caso sia prevista una visita ai laboratori, sì. Potrete vedere i laboratori, tra parentesi, per biologia, ma anche per geologia, siamo il corso di laurea con più metri quadri di laboratori per studente di tutta Italia, tanto per dirne una, laboratori didattici, eh. Ma questo poi ve lo diranno i colleghi. Io vi saluto, sono
sono qui, resto qui a vostra disposizione se mi volete chiedere qualche altra cosa. Va bene? Grazie. Grazie. Allora, salve. Benvenuti, benvenute. Siamo appunto al Dipartimento di Scienze, alla nostra sesta giornata di vita universitaria. Io sono Valentina Cavalletti, lavoro all'Ufficio Orientamento e quindi vi do una panoramica generale del nostro Ateneo, che ha una serie di caratteristiche. Intanto è un Ateneo che si rinnova continuamente, tutte le sedi del nostro Ateneo si sviluppano su lungo la linea B, diciamo, non siamo un vero e proprio campus, e ogni sede è stata ristrutturata e restituita al territorio e alla cittadinanza sotto un'altra funzione. Quasi tutte erano ex fabbriche, chi costruiva macchine, l'ex mattatoio, eccetera, che sono state restituite appunto al territorio di questo quadrante della zona sud di Roma con la funzione di essere un centro culturale, di didattica, di eccellenza, di formazione per tanti giovani come voi. E siamo da 30 anni che lavoriamo insomma in questa area, in questo territorio e festeggiamo proprio quest'anno il trentennale. Quindi se volete partecipare agli eventi di Roma 3 seguite i nostri social, perché veramente è un continuo di eventi aperti anche ai cittadini, ai ragazzi, agli studenti che ci vogliono conoscere. Cosa significa orientarsi? Cercare le risposte effettivamente, ma è un percorso ed è un processo che non si esaurisce ovviamente con una giornata di vita universitaria, che voi avete probabilmente iniziato da bambini, da bambine, senza esserne propriamente consapevoli, ma è la vostra curiosità, le vostre più profonde attitudini, chi siete? Sicuramente partire da voi stessi è importante per cercare, no, la vostra strada nel futuro. Essere qui e iniziare con una informazione attiva, essere usciti dalle vostre aule scolastiche per venire a curiosare, a vedere, a conoscere gli spazi che probabilmente occuperete per i prossimi anni è sicuramente importantissimo. Le giornate di vita universitaria, vi è stato detto, sono organizzate con una struttura molto precisa che vi permetterà insomma di conoscere le persone che lavorano qui, gli studenti e le studentesse iscritte, parlare con noi. Qui addirittura oggi avrete sia la possibilità di partecipare ai laboratori che appunto avere questo momento di mentoring e di colloquio informale durante un pizza party, che credo sia una bellissima esperienza e mi auguro che possiate rimanere in tanti. Peraltro alla fine della giornata potrete rientrare con le vostre credenziali nel sito dove vi siete prenotati per la giornata di oggi e scaricarvi il vostro attestato di partecipazione rispondendo a qualche domanda. L'Ateneo vi fornisce tutta una serie di servizi, sfruttateli tutti, sin da ora. Ad esempio le guide didattiche, ne abbiamo distribuite alcune cartacee, ma se volete approfondire, capire quali sono gli esami del primo, secondo e terzo anno, potete andare sul sito e andarvi a vedere le guide specifiche di ogni dipartimento. Nel percorso dalla scuola all'università c'è un passaggio importante di diversa gestione del tempo e dello spazio, non starete sempre in una stessa aula, cambieranno le aule durante la vostra giornata, durante la vostra settimana e avrete sicuramente, vi sarà richiesta maggiore autonomia e maggiore responsabilità contestualmente per non perdervi. Il percorso universitario è strutturato in questo modo: corsi di laurea triennali per 180 CFU, corsi di laurea magistrali due anni per 100 CFU, a volte corsi di laurea a ciclo unico. Cosa sono questi CFU che trovate anche scritti nelle vostre guide, che probabilmente oggi sentirete parlare? Un po' di vocabolario universitario. Un CFU corrisponde a 25 ore di lezione frontale e di studio individuale, un'unità di misura, siamo a scienze. Sostanzialmente ogni anno devono essere sostenuti un tot di esami per un totale di 60 CFU. Alla fine dei corsi di laurea triennali e poi magistrali avete anche una ricca offerta post lauream a Roma 3 che imparerete a conoscere. Per immatricolarsi a Roma 3 è necessario seguire i bandi di ammissione che escono ogni anno sul portale dello studente uniroma3.it, portale dello studente ammissioni e immatricolazioni, vengono pubblicati a marzo, ci sono test di accesso obbligatori per tutti i corsi di laurea. Potete fare il test di accesso o a primavera o a settembre e superato il test potrete immatricolarvi. A volte sono valutativi, a volte sono a numero programmato, ora li vedrete, vi verrà spiegato specificatamente cosa succede al Dipartimento di Scienze. Abbiamo un sistema di contribuzione che difende il reddito delle famiglie, in particolare esonero totale proprio per alcuni corsi di laurea anche di scienze.
e siamo una comunità. Abbiamo tanti servizi e tante opportunità che potete sfruttare durante il vostro percorso, dallo sport al teatro che sta a Garbatella, non so se lo conoscete, il Palladium, un'orchestra, potrete prestare la vostra voce per Roma 3 Radio se avete questo tipo di velleità, un coro polifonico, abbiamo anche un centro antiviolenza aperto da pochissimo. Siamo attenti al diritto allo studio e all'inclusione. C'è un ufficio studenti con disabilità e DSA a livello centrale, ma anche dipartimentale, ogni dipartimento ha un referente per gli studenti con disabilità. Abbiamo un sistema bibliotecario di Ateneo con delle biblioteche che in alcuni dipartimenti, aperti a tutti gli studenti di Roma 3, sono aperte fino alle 11 di sera. Un centro linguistico di Ateneo che vi permetterà di superare le idoneità di lingua che vi servono per eventualmente fare un'esperienza all'estero, il borso di studio per reddito e per merito con Lazio Disco, borse di collaborazione, i ragazzi che vi hanno accolto durante questa giornata, sono tutti studenti di Roma 3 che stanno prestando 150 ore del loro tempo e hanno vinto per merito una borsa di collaborazione per sostenersi gli studi e anche per capire come funziona il meccanismo dall'altra parte della barricata, eccetera. Abbiamo un career service che vi permetterà di collegarvi al mondo del lavoro con tutta una serie di attività molto importanti che imparerete a conoscere piano piano, ma questo è per farvi capire che l'orientamento non si esaurisce con l'ingresso, neanche con l'itinere, perché ci sono tantissime forme di tutorato, ma anche in uscita. Women in STEM, abbiamo una serie di attività importanti, sicuramente oggi ne parlerete anche qui, l'attenzione di tutto l'Ateneo in questo momento è anche concentrata per cercare di rendere consapevoli le ragazze che si può studiare scienza, tecnologia, matematica e che non è una questione di genere, superiamo questi stereotipi, è importante. Ci sono tante iniziative che Roma 3 ha attivato insomma, in questi anni per cercare appunto di rompere certi schemi. È importante per voi anche conoscere le iniziative che vi permetteranno di fare una parte del vostro percorso universitario all'estero, 700 Erasmus grants ogni anno, quindi spero per voi che abbiate la possibilità di partire, di farvi un'esperienza fuori, abbiamo tanti accordi con città, con paesi europei, ma anche extraeuropei. E infine, orientarsi a Roma 3 è un'attività, un'iniziativa, una manifestazione che chiude le attività annuali di orientamento in entrata, si svolge ogni anno a luglio, dallo scorso anno nella nuova sede del rettorato, che non so se avete avuto modo di conoscere, se siete della zona, Via Ostiense 133, le tre torri che campeggiano ora da appunto ormai solo un anno, insomma, sull'Ostiense, e vi accoglieremo lì e ancora una volta vi presenteremo l'offerta formativa con le nuove guide del 2023-24, che sarà l'offerta formativa che vi aspetterà il prossimo anno. Vi auguro veramente di vivere appieno la giornata, fate tutte le vostre domande, siamo qui per voi e in bocca al lupo per gli esami di maturità. Ora vi presentiamo l'offerta formativa. Allora, offerta formativa vuol dire che corsi posso fare erogati dal Dipartimento di Scienze di Roma 3. Allora, vedete, qua ci sono delle immagini di alcuni ambiti scientifici che vanno dai vulcani, la contattologia, questo purtroppo avete imparato molto bene a conoscerlo, questo è un tino di birra in fermentazione e qua vedete c'è dei filamenti di DNA, degli insetti, dei sedimenti e qua purtroppo un terreno desertico, desertificato anzi. Cosa c'entrano tutte queste cose con il nostro dipartimento? Molto, perché come vi ha anticipato il nostro direttore, siamo un dipartimento multidisciplinare, siamo circa 100 docenti e ricercatori, con competenze che vanno dalla scienza della terra, la biologia, la fisica della materia e la chimica, che nel 2013 si sono uniti in un unico dipartimento, che è il Dipartimento di Scienze. Quindi noi facciamo ricerche in ambiti diversi, ma l'idea è quella di essersi uniti per offrire una preparazione interdisciplinare, insegnarvi tante cose nello stesso modo. Come diceva il direttore, non siamo andati tanto male, cioè abbiamo vinto nel 2018 il primo Dipartimento Eccellenza, che al di là del fatto di diciamo, mettersi la coccarda come il cavallo vincitore, vuol dire essenzialmente soldi. Vuol dire tanti soldi con cui abbiamo potuto rinnovare i laboratori, poter incrementare e migliorare la nostra qualità della ricerca,
e l'abbiamo migliorata così tanto che nel 2023 abbiamo rivinto il Dipartimento di Eccellenza. Siamo tra i pochissimi dipartimenti in Italia ad aver vinto due volte il Dipartimento di Eccellenza di fila. E il Dipartimento vuol dire che verrà finanziato in maniera rilevante dal 2023 al 2027. E per voi è interessante, sì, perché dal 2023 al 2027 sono esattamente gli anni che se vi iscrivete passerete all'università. Quindi avrete la possibilità di stare in un ambiente che è molto ben finanziato, molto ben motivato, con persone, una delle cose con cui, che si fanno con i soldi finanziati dal Dipartimento Eccellenza, per esempio, è assumere giovani. Quindi avere la possibilità di avere docenti ancora più motivati, più tra virgolette freschi in qualche senso. E quindi questa eccellenza che deriva essenzialmente dalla nostra attività di ricerca ha un riflesso immediato sulla qualità della didattica che vi possiamo offrire. Peraltro, come diceva il nostro direttore, una delle nostre chiavi è insegnarvi un po' il mestiere, perché di mestiere si parla, anche portandovi in laboratori di didattica, qualcuno lo potrete vedere già oggi, che sono ampiamente rinnovati. Quindi abbiamo la possibilità di trasferire nuove competenze nei nuovi laboratori didattici. Quindi nel momento in cui voi uscite e affrontate il mondo del lavoro, il mondo del vostro futuro, avete delle conoscenze che non sono vecchie, sono delle conoscenze che avete maturato su, per esempio, appunto, laboratori nuovi, che è molto importante. Quali sono i corsi che che vi offriamo? Allora, abbiamo una laurea triennale di ottica e ottometria. Ora vi elenco solo, dopo vi descriverò punto per punto quali sono i corsi, le caratteristiche che abbiamo in corso. Poi abbiamo delle lauree in scienze geologiche, abbiamo una laurea triennale e un corso magistrale biennale in geologia del territorio e delle risorse. Come ha detto Valentina, vi ricordo che la struttura, dopo la rivoluzione di Bologna, la struttura dell'università italiana prevede essenzialmente 3 anni di primo livello, quindi avete una laurea triennale, a cui potete fare seguire una laurea magistrale, d'accordo? E poi dopo il dottorato, eccetera. Quindi è quello che si chiama il 3+2. 3, laurea triennale, 2, la laurea magistrale. Poi abbiamo una laurea in scienze e culture enogastronomiche, ed è una laurea triennale. Poi abbiamo una laurea triennale in scienze biologiche con 2 corsi magistrali biennali, in biologia molecolare e cellulare della salute e in biodiversità e tutela dell'ambiente. Quindi 2 branche differenti della biologia. E poi abbiamo un corso nuovo di scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale, che è una laurea triennale, dalla quale però potete accedere ai corsi di ambito ambientale di biologia e geologia, quindi a questa laurea magistrale e a questa laurea di laurea magistrale in scienze biologiche. Quindi anche da natura avete accesso ai corsi di laurea magistrale. Vediamo un po' il dettaglio. La laurea in ottica ottometria. Chi è un ottico ottometrista? Un ottico ottometrista è uno specialista che aiuta il medico, l'oculista, a fare in maniera tale che voi ci vediate bene. Vi faccio notare una cosa. Una delle conseguenze della vita che conduciamo, quindi della continua, per esempio, lo scrolling degli schermi dei telefoni, del tanto tempo speso su tablet, del tanto tempo speso sui computer, è una perdita progressiva della vista, cioè i casi di miopia stanno aumentando in maniera esponenziale. E questo, per esempio, è uno degli ambiti che studiamo qua. E quindi, purtroppo, se volete, ci sarà sempre più bisogno di ottici e ottometristi. Che cosa fanno? Esaminano le capacità visive, prescrivono e forniscono ausili correttivi, le lenti a contatto, gli occhiali normali, e riconoscono le patologie oculari. Quindi se voi andate dall'ottico ottometrista, può dirvi c'è qualcosa che non mi piace, vai dall'oculista e fatti dare un controllo migliore. Per fare l'ottico ottometrista servono tante competenze, ed è esattamente per questo che è un corso che noi possiamo offrire e altri non possono offrire, perché servono tante cose diverse, perché serve sapere come si comporta la luce, e quindi la fisica, perché la luce è quella che ci permette di vedere, come si comporta il sistema visivo, quindi serve tutta la biologia e la fisiologia oculare. Poi
serve riuscire a costruire e capire come sono fatti gli ausili, quindi come sono fatte le lenti a contatto, le lenti diciamo polimeriche degli occhiali, e quindi serve la fisica, la chimica, la scienza dei materiali. Poi serve le competenze specifiche, che sono le competenze di optometria, cioè quindi come si misura l'abilità visiva, e poi facciamo anche contattologia. Quindi gli obiettivi formativi, cosa vuol dire obiettivo formativo? Ve lo dico ora per il resto della presentazione, è quello che voi dovreste imparare alla fine del corso, sapere alla fine del corso, cosa dovete imparare in itinere. Quindi conoscere, acquisire conoscenze dell'ottica e dell'ottometria, acquisire conoscenze in uso di strumentazione scientifica ottometrica, e su questo torno più avanti, acquisire la pratica per svolgere la professione e acquisire un metodo scientifico. Un ottico ottometrista è comunque ha una formazione di tipo scientifico, del metodo scientifico. Questi per esempio sono i nuovi laboratori optometrici. Noi abbiamo chi è interessato li può vedere oggi, sono attrezzati con delle attrezzature di ottica ottometria che raramente trovate nei negozi o negli istituti di ottica ottometria, perché sono diciamo, abbiamo avuto ampi finanziamenti per poter avere il meglio che c'è. Cosa vuol dire? Che se voi imparate a usare il qui, trovate il lavoro il giorno dopo e potete utilizzare macchine che sono assolutamente aggiornate. Ci sono degli aiuti che vi diamo, ci sono dei tutor individuali, quindi avrete dei docenti, degli studenti anziani, diciamo, che vi seguono. Ci sono delle borse di studio, come diceva Valentina, che vi permettono di alleviare un po' il costo dell'università. Per studenti meritevoli ci sono le borse di collaborazione come quelle degli studenti che avete visto prima. Che ci faccio con la laurea in ottica optometria? Ci sono diverse prospettive di lavoro che qua vi elenco, che vanno dalla gestione e lavorare in un negozio di ottica, aprire uno studio di ottometria e un ambulatorio optometrico, che è una cosa diciamo altamente redditizia, lo dico per esperienza, perché ho dovuto frequentarne uno recentemente, e soprattutto potete lavorare in aziende di ottica. Non so se lo sapete, però l'uomo più ricco d'Italia ha la proprietà, la Lux Ottica, che è una mega impresa di occhiali, lenti e quant'altro. Nella regione di Roma ci sono diversi istituti, diverse industrie che fabbricano lenti a contatto, eccetera. Quindi avete la possibilità anche di fare un lavoro più tecnico, nell'industria dell'ottica e ottometria, anche nella regione intorno a Roma. A un anno dalla laurea, tra l'80 e il 90% delle persone sono impiegate, hanno trovato lavoro. E la cosa incredibile è che lo trovano subito. Tempo dalla laurea al primo lavoro, soltanto 3 mesi. Quindi con un alto indice di soddisfazione. Quindi essenzialmente quello che succede è che siete così ben addestrati all'utilizzo dei macchinari più avanzati che potete immediatamente iniziare a lavorare. Cambiamo completamente soggetto, e questo è appunto il bello del nostro dipartimento, appunto. Grande diversità culturale, grande diversità di ricerca e grande diversità dell'offerta formativa. E vi presento adesso la laurea in scienze geologiche. La prima domanda ancora a cui dobbiamo rispondere è: cosa fa un geologo? Beh, il geologo fa un lavoro, può occuparsi di diversi aspetti del pianeta Terra. Studia i terremoti, e avete capito che purtroppo anche dai recenti eventi in Turchia quanto sia fondamentale lo studio dei terremoti, come questi si propagano, i luoghi dove possono venire, eccetera, anche per implementare delle politiche, quindi le costruzioni antisismiche e quant'altro. Quindi lo studio dei terremoti è fondamentale. Lo studio dei vulcani, questo è l'Etna. Voi sapete che l'Italia è un paese estremamente attivo, ci sono appunto lo Stromboli, l'Etna, che sono attivi in maniera abbastanza frequente. Altri speriamo rimangano silenti, tipo il Vesuvio, per lungo periodo, però diciamo è una caratteristica del nostro territorio. Studiare la vulcanologia vuol dire studiare molto del territorio italiano.
Oppure il geologo può leggere il passato. Allora, voi riconoscete, questo è il Colosseo, questa è via dei Fori Imperiali, anzi, stavano scavando per fare i Fori Imperiali e hanno trovato delle zanne di elefanti preistorici, d'accordo? Quindi, lo studio della paleontologia, quindi capire cosa c'era nel passato dallo studio, per esempio qua, dei fossili. O la stratigrafia è quella disciplina che vi permette di leggere la storia della Terra, diciamo, tagliandone una fetta in qualche senso. Dopodiché studia anche i minerali per il loro utilizzo. Uno dei grossi problemi adesso, anche di geopolitica, per esempio, è dove sono concentrate alcune risorse. Non so se avete mai sentito parlare di terre rare. Le terre rare sono concentrate, per esempio, in Cina e sono fondamentali per la costruzione dei vostri cellulari. D'accordo? Avere la capacità di trovare nuovi giacimenti, avere la capacità di leggere il territorio è fondamentale anche per questi aspetti. Quindi capire diciamo come i diversi minerali possono essere poi utilizzati. In particolare, poi appunto il geologo studia quella che si chiama la transizione energetica, cioè ci sono dei materiali, ci sono delle risorse che sono in esaurimento o che diciamo possono danneggiare potenzialmente il pianeta, come diciamo come trovare delle alternative, ed è per questo che, come vedremo, c'è una grossa connessione tra le scienze geologiche e diciamo le scienze della natura per la protezione ambientale. E ancora una volta, come diciamo accennavamo prima per i terremoti, il geologo studia la fragilità del territorio. Voi sapete anche, avete visto cosa è successo per esempio a Ischia. L'Italia, si dice, è un paese a forte rischio idrogeologico, d'accordo? Perché abbiamo costruito dove non si doveva costruire, perché ci sono le frane, perché il territorio viene spogliato, per esempio, dalle foreste e dai boschi che non trattengono più possibili slavine di fango, come abbiamo purtroppo visto. E anche questo è una cosa che fanno i geologi. Per fare tutto questo, gli obiettivi formativi sono appunto acquisire le conoscenze di base del sistema Terra, sia da un punto di vista teorico che sperimentale e pratico. E vedremo come questo, lo vedremo nella prossima slide, come questo diciamo, si inserisce sul tipo di offerta che noi vi facciamo. Quindi acquisire la capacità di utilizzare gli strumenti fondamentali dei processi, per la comprensione dei processi geologici, e avere competenze operative. Il geologo non può stare in un laboratorio e basta, il geologo deve appunto, deve relazionare col sistema Terra e quindi sulla Terra deve andare. E infatti l'articolazione del corso di studio prevede delle lezioni frontali in aula, dei laboratori, per esempio microscopia per cominciare a conoscere le rocce eccetera, e soprattutto delle escursioni sul terreno. Quindi farete delle campagne, chi si iscriverà alla geologia farà delle campagne. Abbiamo anche per esempio non so, il professor Frezzotti che le sue campagne le fa qui con noi, che le fa in Antartide, quindi diciamo potrete andare anche un po' lontano e chiaramente i punti di forza sono laboratori di ricerca moderni, e questo ancora una volta, insisto, è anche grazie al fatto di essere dipartimenti di eccellenza, quindi finanziamenti di base ampia e un'attività scientifica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, quindi diciamo c'è una diciamo dipartimento tra virgolette ben conosciuto. Dove si lavora? Beh, si lavora in tante cose differenti. Allora, vedete per esempio Protezione Civile e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, probabilmente li avete sentiti molto spesso al telegiornale, d'accordo? Perché sono quegli istituti che in qualche maniera fanno un monitoraggio del territorio e cercano anche così talvolta di limitare i danni dell'azione o della mancata azione politica nel paese. Dopodiché chiaramente vedete ENI ed ENEL ed ENEA, che sono degli enti che si occupano della ricerca energetica, sia prima di materiali fossili che adesso appunto di risorse alternative, per esempio il geotermico, d'accordo? Geotermico, voi avete al di sotto il mantello la terra è calda, come potete sfruttare quel calore per riuscire a produrre energia
che ci serve. Quindi potete dopo la laurea triennale andare a lavorare qui, oppure potete continuare a fare quella formazione, quindi avete la laurea magistrale in geologia del territorio e delle risorse, e poi ancora, se volete continuare, abbiamo anche corsi dottorati di ricerca, per poter poi fare appunto l'attività professionale di ricerca e in seguito l'insegnamento. Come vedete, anche qui l'occupazione post laurea a 3 anni della laurea è 2 su 3, a 5 anni della laurea è quasi completa. Bisogna anche calcolare che qua dovete mettere che molto spesso questa differenza tra i 3 e i 5 anni è perché in mezzo uno ci fa un dottorato di ricerca, d'accordo? Che sono ulteriori 3 anni di formazione, che sono pagati peraltro, che quindi è un po' un lavoro, e quindi questo non sono contato. Vedete che questo è sulle questionari che abbiamo erogato, e vedete che il 100% degli studenti che si è laureato qua avrebbe voluto laurearsi qua, o comunque si sarebbe rilaureato. Ops, qua è saltata, scusate, una cosa. Adesso cambiamo completamente, ancora una volta, argomento, e vi presento scienze e culture enogastronomiche. Allora, qual è una delle industrie più importanti del paese? Il cibo, d'accordo? Voi sapete che il cibo è una caratteristica della nostra industria, una caratteristica della nostra cultura, d'accordo? Ed è per questo che è scienze e culture enogastronomiche. E cosa vuol dire un corso di laurea sul cibo? È un corso che vi prepara a fare uno show televisivo di cucina? No. Perché siamo dipartimento di scienze? Sì, ci sono le parti in cui studiate anche come i processi chimico-fisici che stanno dietro la cultura, d'accordo? E si cucinerà anche, ma è un pochino più ampia. Allora, studierete gli aspetti nutrizionali e igienico-sanitari del cibo, per esempio come vengono conservati, come vengono sterilizzati i contenitori, eccetera. Le tecniche tecnologiche, tutti gli aspetti legislativi, d'accordo? Che cos'è un formaggio DOP, che cos'è un vino DOCG, eccetera, eccetera, e poi gli aspetti culturali e socio-economici. E questi sono i corsi, vabbè, senza il dettaglio, questo poi lo potete trovare sulle nostre brochure, essenzialmente, diciamo, la cosa che è interessante è che al terzo anno voi potete fare due tipi di approcci. Da un lato potete fare la gestione tecnologica del processo, ok? Come si fa il cibo, la conservazione, il biotech, eccetera. Dall'altro invece potete fare la valorizzazione economica e culturale, cioè qual è la filiera che vi porta a valorizzare il prodotto cibo, in qualche senso. Quali sono i nostri vantaggi? Allora, vabbè, noi ancora una volta, rispetto ad altri corsi di laurea simili, abbiamo un ottimo rapporto docenti-studenti, siete ragionevolmente pochi, d'accordo? Una settantina, un'ottantina all'anno. Abbiamo molti, diciamo, il tasso di abbandono è molto basso, e quindi questo è un grosso vantaggio, cioè più che un grosso vantaggio, è la dimostrazione che effettivamente vi seguiamo, e quindi l'università la seguite, è riuscita ad arrivare alla laurea. Solo da noi avete dei laboratori di gastronomia, quello che vi dicevo prima, imparate tra virgolette di prima mano com'è la preparazione del cibo. Potete avere un corso di sommelier di primo livello, okay, al terzo anno, e quindi questa è una certificazione che, diciamo, va molto bene in ambito lavorativo. E soprattutto, questo lo vedremo anche nella prossima slide, c'è una grossissima interazione tra il nostro corso di laurea e le realtà lavorative, d'accordo? C'è un network, abbiamo un network con circa 80 aziende edenti, ogni settimana viene qualcuno del mondo del lavoro a parlare, non so, vabbè, c'è il responsabile Danone, il mercato centrale con la stazione Termini, la Barilla, il Cuomo con delle mozzarelle, eccetera. E diciamo, c'è un contatto, è un corso che vi dà la possibilità, abbiamo un'organizzazione che vi dà la possibilità molto spesso di parlare con persone direttamente impegnate nel mondo del cibo. E quindi ottime prospettive di lavoro, effettivamente. Questi sono i tipici mestieri che si possono fare,
quello che si chiama il Food and Beverage Manager, quello che si occupa all'interno della grande distribuzione o in hotel o in ristoranti della gestione della filiera degli acquisti, marketing e food design, questo anche nuovi cibi, nuovi concetti di ristorazione, organizzazione di eventi culturali collegati all'enogastronomia, comunicazione del cibo. Penso che tutti voi siate bombardati sulla comunicazione del cibo, quindi vedete quanta gente c'è che lavora in questo campo, e poi molte consulenze. Nel turismo, in consorzi di valorizzazione, d'accordo? L'associazione dei consumatori, anche a livello europeo questo, oppure potete continuare a studiare. Il 50% dei nostri studenti non si accontenta di finire con la laurea triennale, ma fa dei master di primo livello a Roma 3. A Roma qua non è un refuso, ma è un gioco di parole, perché è il master di primo livello sul caffè, quindi sull'aroma del caffè. Si possono frequentare lauree magistrali in scienze e tecnologie alimentari, e poi dopo la magistrale farà anche master di secondo livello. Penultimo corso di laurea, la laurea in scienze biologiche. Anche qua, questa catena di immagini che passa da batteri al DNA, uno scimpanzé, a delle cellule, eccetera, un virus, vi fa capire come siano differenziate le competenze di un biologo. Tanto è vero, appunto, biologo è una definizione molto molto generale, d'accordo? Che in realtà descrive tutta una serie di differenti competenze che vanno, vedete, il microbiologo, il citologo, il virologo, il neuroscienziato, insomma, il biologo è un contenitore sotto il quale stanno differenti specialità. Molte di queste sono riflesse nell'attività di ricerca che si svolge a Roma 3. Abbiamo circa 50 linee di ricerca, tutte in collaborazione con prestigiosi enti e istituti di ricerca italiani e internazionali, che possiamo raggruppare in tre aree. La tutela dell'ambiente, e questo appunto ritorna sul fatto che chi fa didattica deve fare ricerca in quell'ambito, e vedete anche come i nostri biologi, appunto abbiamo visto che c'è una laurea magistrale in biologia ambientale degli ecosistemi. Abbiamo un gruppo di biologi che si occupa della tutela della salute, cioè chi studia i batteri, cioè chi studia i virus, chi studia malattie neurodegenerative, chi studia tumori, quindi è queste sono attività che uno in genere associa ai medici, no, queste attività le fanno i biologi, d'accordo? Molto spesso. E poi c'è tutta una parte di innovazione biotecnologica, quindi modeling molecolare, l'avete visto molto, anche questo purtroppo molto spesso di recente. Se voi avete mai visto come sono fatte le proteine caratteristiche del virus Covid, avete viste tante volte che si dice c'è questa mutazione, quindi il virus si attacca di più o di meno. Questo si studia anche facendo il modeling molecolare. Esperimenti nello spazio, microgravità, e poi anche lo sviluppo di tessuti e materiali, tessuti biocompatibili artificiali. Come vi dicevo, appunto, una delle attività che si fa appunto è avere una visione un po' olistica, in cui l'uomo è una parte di un circolo che dice appunto persone sane, un ambiente sano, animali sani, e tutto questo è un circolo. Per esempio, se voi mangiate animali tra virgolette malati, se vi ricordate i casi di mucca pazza, esattamente quello deriva da che cosa? Da una cattiva catena di alimentazione degli animali che poi si riflette in malattia sull'uomo. D'accordo? Quindi questo è un esempio molto semplice per capire come bisogna avere una visione un po' a tutto tondo. E appunto è qua, vedete quello che dicevamo prima. Anche i test, quelli che ci siamo fatti tutti svariate volte negli ultimi anni, sono di oro nanocolloidale per studiare il Covid, sono cose che tipicamente un biologo fa. Quali sono gli obiettivi di scienze biologiche? Appunto, dare delle conoscenze di base per poi poterle essere approfondite nel corso di laurea magistrale, e acquisire le capacità e il metodo scientifico che sono necessari
per l'analisi dei sistemi complessi biologici e appunto dei processi biologici. Anche qui, così come era il caso di geologia, abbiamo una tripartizione delle attività didattiche. Le lezioni frontali in aula, le lezioni in laboratorio, che potete oggi anche vedere, e le escursioni sul terreno. Abbiamo dei punti di forza notevoli che sono, uno è un corso di laurea certificato dall'Ordine Nazionale di Biologi, anche qui abbiamo tutorato individuale, abbiamo 1200 metri quadri dedicati ai laboratori, pensate 1200 sono tanti, d'accordo? Sono superfici molto ampie e ben attrezzate e quindi vi permettono veramente di fare una buona formazione. I corsi di inglese, chiaramente perché è un po' tutta l'attività scientifica è intrinsecamente internazionale e noi vi spingeremo a fare questo, vi spingeremo all'internazionalizzazione, vi spingeremo ad andare in Erasmus, se farete il dottorato vi spingeremo a passare parte del dottorato all'estero per avere una cultura anche di ricerca internazionale, quindi queste cose non vi chiederemo di tirare fuori dei soldi da di tasca vostra, ma ci sono dei programmi e delle borse di studio per l'internazionalizzazione. Come diceva Valentina, noi abbiamo un centro linguistico di Ateneo molto valido, dove potete avere le certificazioni linguistiche dei paesi che vorrete andare a visitare, quindi c'è tutto un sistema di supporto, e in più abbiamo un museo di zoologia e di anatomia comparata e un erbarium, quindi potete fare degli studi direttamente qua, un centro di microscopia avanzata, un centro di servizi di chimica, qua potete imparare appunto tutta la parte di chimica e biochimica che vi interessa, che vi potrà interessare. Ancora una volta, rispondiamo sempre alle stesse domande. Cosa fa un biologo? Che ci faccio? Può lavorare direttamente in industrie, laboratori di analisi, in musei, in parchi nazionali, oppure appunto può continuare con la formazione, con l'area magistrale, con i master, quindi con l'alta formazione, quindi con master e dottorati di ricerca per poi dedicarsi a differenti attività professionali di ricerca o all'insegnamento. Quali sono appunto questi sbocchi di studio successivi? Sono le due lauree che vi abbiamo già preannunciato, la laurea magistrale in biologia molecolare, cellulare e della salute, quindi questa è un po' una laurea alla frontiera tra la biologia e la medicina, se volete, e una laurea magistrale in biodiversità e tutela dell'ambiente, che è quella, commenterò dopo. Corsi di alta formazione sono due dottorati, un dottorato in scienze e tecnologia biomedica e un dottorato in biologia molecolare, cellulare e ambientale, e poi un master in embriologia umana applicata e un master in nutrizione applicata, sicurezza e qualità degli alimenti. Il 75% degli studenti si iscriverebbe di nuovo da noi, stiamo cercando di recuperare anche quell'altro 25%, gli 88% sono iscritti a una laurea di secondo livello, quindi chi fa la triennale tipicamente poi si riscrive per la magistrale. E anche qui, vedete, a 5 anni della laurea il 91% trova lavoro e l'84% già a 3 anni della laurea magistrale. D'accordo? Ripeto, in questi numeri dovete sempre considerare che molti fanno il dottorato di ricerca che dura 3 anni, quindi l'impiego viene un pochino più posticipato. Come vi aiutiamo? Ci sono dei corsi zero, che chiamiamo corsi zero, che sono online e magari uno finisce il liceo, la scuola secondaria con un po' di lacune in chimica, in fisica, in matematica e queste vi diamo una mano a colmarle, una sorta di ripetizioni se volete. Faccio dei corsi di recupero perché magari avete degli obblighi formativi aggiuntivi che vengono definiti con i test d'ingresso in chimica, fisica e matematica e sono organizzate nel mese di settembre del 2023, quindi a settembre questo, e poi dei corsi di sostegno in presenza per chimica, fisica e matematica nella appunto seconda metà dell'anno, quindi se voi vi iscrivete nel 23-24, a marzo, aprile e maggio, se non siete riusciti a superare gli esami del primo semestre, appunto di tipo di base chimica, fisica e matematica, vi diamo una mano con dei corsi di sostegno per poi poterci riprovare al secondo semestre. Ultimo corso che vi presenterò è quello di Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale. Questo è un corso che abbiamo aperto 3 anni fa, sta avendo un successo quasi insperato, nel senso abbiamo centinaia di iscritti immatricolati ogni anno. Devo dire purtroppo perché
sarebbe molto bello non doversi occupare della protezione della natura e della sostenibilità ambientale, ma invece è una necessità primaria della nostra società in questo momento. Non vi devo dire io che cos'è il cambiamento ambientale, quali sono i danni che l'uomo ha fatto sull'ambiente e sul territorio. Peraltro il progetto di ricerca che noi abbiamo fatto per vincere il Dipartimento di Eccellenza come tema, quello che si chiama l'antropocene, non so se avete mai sentito questa parola, l'antropocene vuol dire l'era in cui l'uomo ha un impatto diretto sulla Terra. Mai come in questo momento abbiamo avuto purtroppo la capacità di intervenire in maniera così violenta e negativa sul territorio. E quindi chi serve? Servono delle figure professionali che abbiano delle competenze per occuparsi dell'ambiente. E l'ambiente è un'unione di due mondi, no? Che sono la biosfera, cioè la terra delle cose viventi, e la geosfera, cioè la terra nel senso geologico del termine. Quindi noi copriamo tutti e due gli aspetti. Ancora una volta, grazie alle due competenze, notate, questo è un caso molto raro, no? Siamo il Dipartimento di Scienze, ci sono i geologi, ci sono i biologi, ci sono i chimici, ci sono i fisici, e tutti contribuiscono a una comprensione molto più approfondita di quello che è il sistema Terra, d'accordo? Che non è un pezzo di pietra e non è due animaletti, è un insieme di cose molto più complesse. E quindi tramite lo studio dei processi biologici e geologici, possiamo pensare di riuscire a comprendere meglio il rapporto intimo che c'è tra la natura e l'uomo, come l'uomo impatta la natura e come essa reagisce, perché la natura reagisce. Sapete che ci sono degli eventi meteorologici estremi che si stanno manifestando in maniera sempre più frequente, l'innalzamento dei mari, d'accordo? Si sciolgono i ghiacci delle calotte polari, perché c'è tanta emissione di anidride carbonica generata dall'uomo, si scalda, la temperatura media della Terra si innalza, i ghiacci si sciolgono, la pianura padana viene allagata. D'accordo? Quindi vedete come, ora questo chiaramente è un estremo, però è questo come, cioè esiste, quando parliamo del rapporto tra uomo e natura, vuol dire capire sia come l'uomo agisce che come la natura reagisce, che questa è la parte più importante. Allora, e come vi dicevo, perché venire a studiare proprio qua? Per il motivo di cui sopra, con cui abbiamo cominciato. Avete docenti che sono competenti, che fanno ricerca e sono competenti di tutti gli aspetti che portano alla comprensione del sistema Terra. Anche qui, chiaramente, farete molte escursioni sul campo, dovete andare a vedere il territorio, dovete andare a conoscere il sistema, sia appunto dal lato biologico che da quello geologico, e poi però, essendo un corso di scienze, ci sarà un'ampia attività di laboratorio, i laboratori sono quelli che abbiamo descritti prima, quindi di ottimo livello. Quindi si studia, cosa si studia? Si studiano l'ambiente e le sue risorse naturali, si studiano le possibili minacce che possono alterare i sistemi. Avrete sentito parlare anche di resilienza e resistenza dell'ecosistema, come appunto l'ecosistema cerca di resistere, d'accordo, all'azione dell'uomo, il rischio idrogeologico, che abbiamo già parlato prima, dovuto al dissesto del territorio, e la gestione sostenibile delle risorse ambientali, l'acqua. Voi pensate, l'acqua, aprite il rubinetto e l'acqua c'è. Beh, in paesi non del terzo mondo, ma per esempio la California, che è la quinta economia del mondo, l'acqua viene durante l'estate razionata, d'accordo? Perché c'è stato un impatto talmente violento locale dell'azione dell'uomo, ci sono dei processi di desertificazione, piogge che non arrivano mai più, i bacini di contenimento dell'acqua che si sono esauriti, e quindi vedete che appunto questa, l'acqua, che è una risorsa ambientale, non c'è più. Quindi ci sono delle risorse che noi pensiamo, diamo per scontate, che in realtà scontate non sono per nulla. E quindi questa è una delle cose che viene appunto studiata. E come dicevamo prima, appunto, per studiare il sistema dovete avere competenze in matematica, fisica, chimica, geologia e biologia, quindi per avere questa visione della biosfera e la geosfera come due sistemi che sono totalmente integrati, e quindi dovete avere appunto
diciamo, prendere un po' dall'uno e un po' dall'altro, il che è un grosso vantaggio perché dopo potete fare molte cose. Da un punto di vista, diciamo, lavorativo, diciamo, ci sono diverse opzioni di lavorare. Adesso molte compagnie, anche quelle che abbiamo elencato prima, energetiche, hanno la necessità di trovare nuove risorse. Petrolio? Ci sarà? Non ci sarà? Il gas, avete visto? Guerra in Russia, gas naturale è finito, tocca trovare altre soluzioni, d'accordo? Possibilmente sostenibili, cioè cosa vuol dire sostenibili? Tali che l'uomo non continui a distruggere, diciamo a segarsi il ramo su cui si siede. E questo, diciamo, come dire, purtroppo c'è molto lavoro, ecco. Come invece, se volete continuare invece a studiare, come dicevamo prima, il corso di laurea in scienze naturali vi dà accesso alle due lauree magistrali, una di ambito biologico e una di ambito geologico, all'interno del dipartimento, cioè la laurea magistrale in biodiversità e gestione degli ecosistemi e la laurea di magistrale in geologia del territorio e delle risorse. Ok, finita la presentazione dei 5 corsi di laurea, come si fa a diventare studenti del Dipartimento di Scienze di Roma 3? Beh, si fa una prova di valutazione generale che è obbligatoria, è selettiva per scienze da cultura e nell'astronomica, per natura e per biologia, ci sono un numero di posti limitati. Perché c'è un numero di posti limitati? Perché vogliamo mantenere un rapporto studenti-docenti buono, perché vogliamo avere, dare a tutti voi la possibilità di poter effettivamente utilizzare i laboratori didattici nella maniera ottimale e vogliamo seguirvi bene. Invece la prova è non selettiva per geologia OTOP, cioè non ci sono dei numeri stringenti. Come abbiamo detto, per tutti ci sono dei corsi di preparazione, dei corsi di recupero, dei corsi zero, quindi ci sono, se voi cominciate, come dire, a bazzicare il nostro Ateneo anche a settembre, quando ci sono, adesso vi farò vedere quando sono le prove, ma già prima di cominciare i corsi potete cominciare a, diciamo, entrare in interazione con noi, a migliorare la vostra preparazione. I test si svolgono differentemente per le varie discipline, natura, cioè scienze per la conservazione della natura il 24 luglio e il 15 settembre, ottico-ottometria il 13 settembre, biologia il 12 luglio e il 14 settembre, geologia il 17 luglio e il 15 settembre, e scienze culturali e enogastronomiche il 12 settembre. D'accordo? E sono tutti fatti, diciamo, quanto si paga per iscriversi a Roma 3? Questo è un altro grosso vantaggio di Roma 3. Allora, noi abbiamo una no tax area con esonero totale delle tasse piuttosto ampia, fino a 20.000 euro di ISE, con esonero parziale fino a 30.000 euro. In più, questo credo sia confermato, direttore, me lo confermi? Che non c'è ancora la delibera, ma dovrebbe essere verificato che per i corsi di laurea in scienza geologica e scienze della protezione della natura e della sostenibilità ambientale sono gratuiti. L'immatricolazione è gratuita. In più, chi prenderà la maturità con 100 su 100 non paga le tasse, quindi gli studenti brillanti vengono a studiare gratis, e del 50% che ha un voto di maturità compreso tra il 95 e il 99. Lo sconto del 50% sulle tasse di iscrizione c'è per chi si laurea, chi si vuole iscrivere alla magistrale ha una laurea triennale con voto compreso tra 107 e 110. Se voi avete già dei fratelli che vi hanno parlato di Roma 3, dei fratelli, dei parenti, di qualcuno che è iscritto a un corso di laurea, avete una sorta di sconto famiglia del 20%. Comunque abbiamo un portale dello studente, vi invito a visitarlo sul sito di Roma 3, dove ci sono tutte le informazioni legate all'iscrizione. Allora, concludo con i contatti. Questi sono i contatti con le differenti segreterie, diciamo, per la didattica, cioè didattica.scienze che copre tutto, però diciamo potete scrivere tranquillamente email. Abbiamo chiaramente un sito web e poi abbiamo una pagina Facebook e dei canali sia Instagram che Twitter dove diamo degli aggiornamenti, diamo delle comunicazioni e peraltro qua non è riportato, ma abbiamo anche un canale YouTube dove ci sono una serie di video. Se voi andate a vedere il Dipartimento di Scienze Roma 3 e cercate dei video, ci sono dei video che vi raccontano un po' quello che facciamo e
vi consiglio così, per farvi ancora, per approfondire ancora un po' meglio l'idea che voi potete farvi di questo dipartimento, di questo Ateneo, potete andare a vedere. Io direi che ho concluso, vi ringrazio di essere stati attenti, se siete stati attenti, alle mie parole, e adesso vi vorremmo, sì, vi vorremmo fare, avere una, diciamo, opinione un pochino più di prima mano, non da chi sta, diciamo, dai docenti, ma da chi questo Ateneo lo vive dall'altra parte, lo vive da studente, cioè chi era come voi qualche anno fa. E invito quindi gli studenti, ci abbiamo già qua? Okay. A venire sul palco. Grazie. Mentre aspettiamo che loro carichino la presentazione, voglio dire due cose appunto organizzative. Chi è interessato a avere più informazioni sul corso di laurea in biologia andrà in aula 7 qua sopra. Chi è interessato al corso di scienze, cultura enogastronomica andrà in aula 6. Chi è interessato in scienze geologiche in aula 2. Chi natura aula 3, chi ottica ottometria rimane qua, d'accordo? Questa è per dopo, quindi l'idea è adesso, sentirete, sì, o scende, esatto, per chi sta nelle altre, questo chiaramente vale anche per chi è di sopra già nelle aule 2 e 6. Allora adesso sentiremo le esperienze dei nostri studenti, dopodiché vorrei, prima appunto diciamo dividervi in questi gruppi per le diverse discipline, per poi riunirci dopo ancora una volta per la pizza, però sentitevi liberi di domandare, chiedere, facciamo un po' di dibattito, non è che, diciamo, chi deve fare la scelta siete voi, noi l'abbiamo fatta qualche decina d'anni fa, e felicemente, devo dire. Però cercate di, diciamo, nostro, anche questo è una, diciamo, si dice sempre Romatria è un Ateneo giovane, giovane non so bene che cosa voglio dire, che abbiamo già 30 anni, però forse giovane vuol dire anche che non ci sono troppe barriere comunicative, quindi non vi fate alcun tipo di problema, ponete delle domande perché appunto la scelta che state facendo non è banale. Ciao a tutti, io sono Marco e sono qui in rappresentanza di geologia e ho finito il dottorato qualche giorno fa e ho fatto qui la laurea triennale, la laurea magistrale, quindi insomma nessuno meglio di me può dirvi com'è l'esperienza di geologia e vi voglio raccontare dei punti di forza di Geologia Roma 3, in particolare dell'esperienza sul terreno. Se sceglierete geologia avrete modo di girare l'Italia in un solo e farete molte esperienze sul terreno in centro Italia per studiare gli effetti dei terremoti che purtroppo tutti conosciamo e avrete modo anche di studiare luoghi meno accessibili come le grotte e come vi dicevo anche avrete modo di girare il Mediterraneo, e, per esempio questo è un campo che si fa in Corsica, abbiamo un altro campo di 7 giorni che si fa in Calabria e abbiamo anche dei campi sulle Dolomiti, ne abbiamo ben 2 e vedrete dei posti bellissimi ma anche interessanti anche in ottica degli ultimi avvenimenti come per esempio il crollo del ghiacciaio sulla Marmolada. E abbiamo anche un bellissimo campo a Stromboli dove potrete vedere un'eruzione dal vivo, questa foto l'ho fatta io per dirvi e poi c'è anche molta esperienza pratica e avrete modo di visitare per esempio cave, miniere attive, di misurare la portata all'interno di fiumi. E poi abbiamo anche dei laboratori all'avanguardia, sono stati inaugurati quest'anno, quindi sono nuovissimi e sono veramente eccellenti. E quindi a chi piace di più l'esperienza di laboratorio avrà modo di sbizzarrirsi. È anche un'esperienza molto bella, andare in giro nella natura è bellissimo, l'esperienza di laboratorio dà molte soddisfazioni.
Quindi noi di geologia vi aspettiamo al piano di sopra, siamo in aula 2, abbiamo allestito una serie di tavoli dove possiamo parlare, ci potete fare tutte le domande che vi pare, quindi vi aspettiamo in aula 2. Allora, ciao a tutti, io sono Miriana e appunto frequento ottica optometria qui a Roma 3 e vi presenterò perché ho scelto questo corso e passione, laboratori, tirocini e eventi. Allora, ho 27 anni e dopo aver preso la maturità ho deciso di prendermi un periodo di pausa dallo studio. Rendendomi conto del mondo lavorativo, ho deciso di tornare a studiare. Perché ho scelto ottica optometria? Allora, un giorno per caso entro in un'ottica per misurare la vista e trovo questo optometrista che inizia a parlarmi di dominanza oculare, a trasmettermi la sua passione e quindi ho deciso di fare questo corso di laurea. Inoltre è sempre bello aiutare gli altri, quindi perché non aiutarli a vedere bene? E vi renderete conto che dietro la visione c'è un processo, come prima diceva il professore, si studierà il percorso della luce e tante cose e vi renderete conto di tutto quello che c'è dietro. Sembra molto facile, uno vede bene, ma in realtà c'è tanto altro dietro. Allora, ottica optometria, i laboratori, come prima dicevano, ci sono laboratori rinnovati e innovativi che vi permettono di sperimentare e praticare tutta la fisica e l'optometria che imparerete con la teoria. Il tirocinio vi dà la possibilità di collaborare con aziende esterne o enti esterni per proprio mettere in pratica tutto quello che fate nei laboratori e vi renderete conto poi di quanto è diverso nella vita al di fuori dell'università. Gli eventi, allora, diciamo non è obbligatorio partecipare agli eventi, sono facoltativi, però sono molto interessanti. Ne ricordo uno in particolare in cui dovevamo fare visite a professori o studenti di altre facoltà, quindi persone che non conoscevano la nostra professione o cosa facevamo, e quindi è un mettersi alla prova, diciamo, con se stessi. La soddisfazione di questo corso e di tutto l'Ateneo è, diciamo, di più del 90%, e questi sono dati di un questionario Alma Laurea del 2022. E inoltre si instaura un ottimo rapporto tra colleghi e docenti, e questo perché comunque non c'è un numero enorme di ragazzi che la frequentano, e diventi un professionista autonomo a 360 gradi della visione. E se sceglierei questo percorso, assolutamente sì, perché dà molte soddisfazioni sia nell'ambito scolastico che nell'ambito relazionale, ma diciamo anche per quello che darà poi l'ambito lavorativo. Come prima diceva il professore, infatti si trova molto facilmente il lavoro. Io vi assicuro che tutti i miei colleghi già lavorano. E questo è. Buongiorno a tutti, sono Francesca Campi, ex studentessa di Scienze e Culture Enogastronomiche. Io ho proprio deciso di mettere il mio percorso di studi proprio per farvi capire che io sono partita per esempio dagli studi appunto nel superiore alberghieri e non so quanti di voi magari vengono appunto dall'alberghiero o comunque da istituti professionali per esempio. E la mia passione mi ha portato a prendere la laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche e ho verticalizzato praticamente la mia esperienza sul mondo del vino, completando poi con un Master in Wine Export Management. Questo che cosa vi voglio far passare proprio il messaggio che Scienze e Culture Enogastronomiche, manca una E purtroppo, e praticamente ha vari sbocchi lavorativi soprattutto. Molti ci dicono, o mentre studiavo, questa è la frase classica, studi cucina, andrai a fare magari la cuoca, assolutamente no, ma potrebbe anche essere, ho molti colleghi che hanno proseguito, insomma, e lavorano in ristoranti stellati o hanno aperto una propria attività, ma diciamo c'è un mondo dietro, io la considero anche una piccola magistrale, in quanto, come diceva il professore precedentemente, nell'ultimo anno abbiamo la possibilità di scegliere una parte, diciamo, un pochino più scientifica
che va appunto a toccare la parte quasi tecnologica degli alimenti e una parte un pochino più economica, quindi per esempio marketing dell'enogastronomia piuttosto che tutte le certificazioni che adesso comunque troviamo. Non dimenticate che comunque è molto importante anche la parte dedicata al tirocinio. Anche qui avrete praticamente l'esperienza diretta con delle aziende in base anche alle vostre caratteristiche personali oppure alle vostre curiosità. Io ho completato il corso che ho iniziato proprio qui all'università come sommelier, sono diventata sommelier di terzo livello, ma il primo livello l'abbiamo fatto tutti insieme proprio su questi banchi con i professori. Inoltre, come certificazione, ho completato anche l'idoneità fisiologica all'assaggio degli oli vergini di oliva. Questa è un'altra cosa, anche studierete delle cose direttamente legate anche al mondo dell'olio. In seguito, questo è il mio ultimo nuovo lavoro, sono entrata da poco in Deliveristo, una startup dedicata al mondo del food. E devo dire che ho praticamente appena laureata, dopo neanche 2 mesi mi hanno fatto un contratto a tempo indeterminato, un'altra azienda, ora ho cambiato da un pochino, e lavoro in questa startup e mi occupo di consulenza del mondo food and wine, ma anche di tutta quanta la parte commerciale dedicata al mondo della ristorazione e faccio delle selezioni personalizzate per il mondo Horeca, catene, eccetera, e tutto quanto legato comunque a una parte digital, in quanto appunto dove lavoro è un marketplace dedicato al mondo della ristorazione B2B che mette in collegamento chef e ristoratori con piccoli produttori locali o fornitori addirittura nazionali. Io vi ringrazio e vi aspettiamo dopo. Grazie mille. Ciao a tutti. Allora, io, scusate, non ho una presentazione, però sono Cristina, mi sono laureata qui a Roma 3, la triennale e in biologia e la magistrale in biologia molecolare col percorso in genetica col professor Berardinelli e il professor Antoccia. Allora, io mi sono laureata nel 2019, a ottobre, quindi nel 2020 è iniziata la pandemia, quindi diciamo che è stato un anno di formazione. Per me mi sono abilitata all'esercizio della professione di biologa, ho conseguito i crediti per abilitarmi all'insegnamento e ho fatto un corso di ricerca clinica erogato dal CRES e diciamo questo corso mi ha avvicinato al mondo della ricerca clinica di cui io ero un po', insomma, non conoscevo bene. La ricerca di base che ho fatto qui in Ateneo è stata l'esperienza penso più bella della mia vita e penso che sia il lavoro più bello che si possa fare, ma ero diciamo incuriosita da quello che succede dopo, perché noi sul bancone studiamo molecole, abbiamo linee cellulari, vediamo diciamo le interazioni, quello che succede, però io ero interessata a quello che succedeva poi ai pazienti. Quindi nel 2021 ho applicato a una borsa di studio per il Gemelli, dove sono adesso impiegata da 1 anno e mezzo e sono coordinatore di ricerca clinica, quindi mi occupo di trial clinici sperimentali per il reparto di oncologia medica e faccio la study coordinator e quindi organizzo diciamo tutte le procedure che riguardano un trial clinico sperimentale, sono a contatto con i pazienti, con i medici e è un lavoro che dà moltissime soddisfazioni. E niente, spero di continuare in questa direzione. Grazie. Allora, per il corso di laurea di natura non abbiamo laureati ancora, perché è stato aperto 3 anni fa, quindi non c'è nessuno che può raccontare la sua esperienza post laurea. Quindi diciamo questo non abbiamo. Vorrei appunto a questo punto sapere da voi se avete delle domande, se avete delle curiosità, se insomma fare un po' di dibattito prima di poi andare allo specifico delle diverse discipline. Ho sentito prima che parlavate di corsi per approfondire magari alcune materie come matematica e fisica prima dell'inizio. Sì, i corsi 0. A settembre sono.
No, sono diciamo nello stesso periodo diciamo, dei test ingresso. Anche perché diciamo, alcuni test ingresso sono addirittura a luglio. Per alcune discipline abbiamo test ingresso sia a luglio che a settembre, per altre solo a settembre. Okay. E diciamo viene vista come una cosa per cui appunto passato il test, capendo quali sono un po' i propri limiti, uno li appiana prima di cominciare la preparazione universitaria vera e propria. Cioè non sono visti come preparazione al test, sono più visti come preparazione all'università. E poi appunto queste attività di supporto permangono anche appunto per esempio nel secondo semestre per darvi una mano se non avete passato i corsi, gli esami al primo appello. Altre domande su iscrizioni, pratiche, questioni? Per quanto riguarda i test, c'è la possibilità di farlo più volte oppure solo una? No, c'è la possibilità di farli più due volte, in caso, in alcuni casi due volte, in un caso, diciamo, chi li fa a luglio, a settembre, sono solo a settembre. Grazie. E io essendo una studente lavoratrice già da adesso, ci saranno agevolazioni, per esempio, per gli studenti lavoratori? Allora, attualmente il regolamento di Ateneo prevede che alcune categorie, tra i quali i lavoratori, anche non a tempo indeterminato, possano usufruire delle lezioni a distanza. Dovete guardarvi l'articolo 39 del regolamento della carriera e lì ci sono le categorie. Tra loro ci sono i caregiver, ci sono le mamme con bambini fino ai 12 mesi, ma insomma i lavoratori almeno fino adesso hanno questa possibilità, avranno questa possibilità. Resta inteso che i nostri corsi di laurea però hanno bisogno comunque di una presenza, cioè la presenza, la frequenza ai laboratori, quindi è evidente che seguire a distanza deve essere, come dire, una situazione eccezionale e da non trascinare, perché abbiamo già visto durante la pandemia, quando questa modalità è stata utilizzata necessariamente, che ci sono state una serie di difficoltà per gli studenti, perché seguire a distanza non è esattamente la stessa cosa che essere in aula. Non avete contatto con i vostri colleghi, non c'è contatto con il docente, quindi... E per alcune discipline, appunto, tutte le parti di laboratorio che abbiamo visto sono di laboratori di escursione che sono fondamentali per la formazione, quello è chiaro che uno lo deve fare in presenza, non c'è un'alternativa proprio per... Per quanto riguarda gli orari, più o meno, come è strutturato? Dipende, diciamo, gli orari sono le lezioni sono dalle 8:30 fino alle 6, non per tutti i corsi, questa è la scansione dei nostri orari. Poi, sì, per... anzi, 8:30-7 direi anche, e poi dipende appunto, i corsi laboratorio magari sono dei blocchi di 2-3 ore insieme, insomma, dipende, è difficile, però diciamo copriamo tutto l'arco della giornata. Ok. Peraltro, ecco, questa è una cosa che può essere ancora una volta da ribadire, come diceva prima il direttore. Facendo noi attività di ricerca qui, noi durante il giorno stiamo qui. Quindi lo studente vuole che bussa alla porta e dice non ho capito questa cosa, anche fuori dall'orario di ricevimento ufficiale, tipicamente viene ben accolto. Quindi c'è questo vantaggio, è fatto sì, facciamo i corsi tutto il giorno, ma stiamo anche più o meno qua a lavorare tutto il giorno. Quindi diciamo, cioè, anche in questo si migliora, c'è... Un buon rapporto con gli studenti. Altre domande? Mi dica. Una domanda però un po' più specifica per quanto riguarda la persona con disabilità. Sì. E, se c'è un orario. Sì, allora, assolutamente sì, c'è un servizio di Ateneo e c'è un responsabile di dipartimento. Quindi sì. Per difficoltà dell'apprendimento specifico abbiamo una procedura piuttosto complessa, non complicata, nel senso che prevede molti aspetti, e ivi compresa tutta la parte di privacy e quant'altro, e viene gestita appunto dai servizi Ateneo e da localmente per avere una. No, perché Betta c'è? Non è qui in aula, ma probabilmente è qui in dipartimento. E comunque, se ha delle domande specifiche, può scrivere mail, può contattare in qualsiasi maniera.
Esatto. Che è... è elisabetta.afabris@unirimatri.it. Ci sono altre domande? Qualcuno ha altre domande, altre curiosità anche? Volete sapere se c'è un servizio di mensa? Per esempio, c'è la mensa qua dietro. ci sono appunto, come diceva Valentina prima, ci sono anche i campi sportivi qua dietro, ci sono insomma, anche una serie di amenità varie. Se non avete altre domande, volevo ridare un attimo la parola al direttore, che diciamo, effettivamente io ho dimenticato di parlare di un aspetto. Sì, dunque questo capita soprattutto nei corsi di laurea, diciamo, più affollati, in primo luogo scienze biologiche. Capita che studenti che sono estremamente interessati alle scienze biologiche non riescano a sorpassare il test d'ingresso. Se sono particolarmente interessati, possono iscriversi ai corsi singoli. I corsi singoli sono iscrizioni che si fanno appunto al singolo esame. Io, per esempio, voglio iscrivermi all'esame di matematica per biologia, perché non ne so niente di matematica e voglio imparare la matematica. Ora, iscrivendosi ai corsi singoli, si è iscritti all'università a tutti gli effetti, come se fosse l'iscrizione a un corso di laurea. Però ci si iscrive e si frequenta con tutte le esercitazioni, escursioni per i corsi che lo prevedono, eccetera, si frequenta solo l'insegnamento e si può dare l'esame solo in quell'insegnamento. Però ovviamente in questo modo poi uno ne può fare, mi sembra, fino a un massimo di 4 ogni anno. L'anno dopo può fare il test d'accesso, che a quel punto sicuramente riesce a passare, anche perché magari nel frattempo ha fatto i corsi zero, ha fatto i corsi di recupero, eccetera, eccetera, e viene iscritto, se ha fatto abbastanza esami, direttamente al secondo anno, quindi non perde assolutamente niente. L'unica cosa, l'unica precauzione che c'è da fare sui corsi singoli è che i posti non sono molti, quindi bisogna sbrigarsi a prenotarsi se uno non è riuscito a entrare al test di accesso. Dove comunque, vabbè, poi vedrete il bando, ma quando fate il test di accesso, vedete i risultati, io non sono entrato, aspettate un attimo, perché molti studenti che fanno il test magari rinunciano, perché hanno fatto il test di biologia, per esempio, per poi andare a fare quello di medicina, perché in realtà sono interessati a medicina. Quindi alcuni di quelli che fanno il test e che passano, perché magari hanno studiato molto perché vogliono andare a fare medicina, lasciano liberi i posti, quindi si fanno i recuperi. Quindi studiatevi bene il bando quando esce, perché ci sono tutte le date, quindi può essere che voi interessati a biologia, per esempio, non siete riusciti a entrare alla prima selezione, però qualcuno rinuncia, voi state dopo in graduatoria e quindi riuscite a entrare. Se non riuscite a entrare ma siete fortemente interessati, c'è ancora un'altra possibilità, che è quella iscrizione ai corsi singoli. Va bene, quindi non è una cosa terribile. Grazie.